Ma secondo noi stiamo guardando i sussidi, per esempio, vediamo che i sussidi sono aumentati, questo non mi sorprende assolutamente, anche perché c'è chiaramente anche nel settore energetico, per esempio, collegato adesso una contrazione. Quello che noi pensiamo però è che non si limiti esclusivamente a questi settori, ma c'è anche una certa ritrosia da parte di certe aziende di veramente, non so, diciamo, o aumentare gli impieghi o ad aspettare effettivamente che la situazione globale migliori. Dunque c'è una certa cautela. Quel che riguarda la produttività, noi lo vediamo come un fenomeno più a lungo termine, dove cresce la produttività va scemando da parecchio tempo negli Stati Uniti, dove c'è stato un calo negli investimenti in via capitale, e che normalmente questo investimento in via capitale è quella che è la scintilla per l'aumento di produttività. Dunque noi lo vediamo come un processo a lungo termine che si sta innescando. Va bene, giusto per spiegare di che cosa stiamo parlando, nel terzo trimestre i dati comunicati oggi evidenziano un rallentamento della produttività in America. I dati sono quelli del terzo trimestre, che si associano anche a una crescita meno vigorosa del PIL americano già comunicata nella settimana precedente. Nel terzo trimestre produttività USA che sale dell'1,6%, quindi meno del 3,5% del secondo trimestre dell'anno. Costo del lavoro più 1,4 nello stesso periodo, terzo trimestre, contro il più 1,8 del secondo trimestre. Detto ciò però bisogna ragionare anche sull'impatto dell'elemento incertezza creato dall'atteggiamento della Federal Reserve sul mercato dei bond, cioè il mercato del debito. Come potrebbe reagire in futuro a eventuali novità di politica monetaria negli Stati Uniti? Ad esempio sono uscite alcune dichiarazioni dell'attuale presidente di Goldman Sachs International Advisor, secondo cui bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai rischi legati al mercato dei bond. Noi adesso però ci concentriamo anche sulla partenza di Wall Street. Andiamo a rivedere il mercato americano con l'aiuto degli esperti da New York. Possiamo inquadrare innanzitutto la partenza. Dopo che ieri la borsa americana ha chiuso con prevalenza di cali che si aggiravano fino allo 0,3% nel finale, meno 0,37% ieri il calo dell'S&P 500 per l'esattezza. Quindi ripartiamo da 2.102 punti per l'S&P. Ieri il Dow Jones ha chiuso con un meno 0,28 e il Nasdaq con un meno 0,05. Nel frattempo sono usciti molti risultati trimestrali, tra questi i più quotati sono i risultati di Facebook, usciti ieri in After Hours. Il titolo aveva reagito bene all'incremento del fatturato a 4,5 miliardi di dollari, e poi l'utile per azione di Facebook ha battuto le attese. Sono molte le società che comunicano in questa settimana, quindi andiamo a sentire proprio i commenti prima dell'avvio delle contrattazioni. Sono le 15.29. Possiamo parlare di un rally possibile? Anche Microsoft è da seguire. Tra l'altro la società ha lanciato dei nuovi bond per pagarsi il buyback di azioni, quindi anche questo è un elemento su cui riflettere, cioè le società si indebitano parecchio in una fase che vede i tassi ancora zero negli Stati Uniti e utilizzano queste risorse per finanziarsi e ricomprarsi le azioni proprie. Ma vediamo intanto l'opening bell con l'apertura in diretta sui nostri schermi. Meno 0,01 il Dow Jones in apertura, più 0,06 l'S&P, per ora non ci dice molto questo avvio. Indici poco mossi a Wall Street in apertura di giornata, mentre le borse europee si sono riprese dopo una partenza che si orientava verso il basso. Dopo i primi scambi c'è stato comunque un rimbalzo, quindi possiamo dire che quasi tutte le borse in Europa sono positive. Milano è leggermente in rialzo, più 0,18% a Wall Street, situazione che evidenzia un atteggiamento molto prudente alla vigilia della diffusione dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. I dati si riferiscono ad ottobre. Sono usciti anche gli ultimi numeri sulle richieste di
di sussidi di disoccupazione. Al di là di questo andiamo a vedere Facebook che sull'azionario svetta con un rally del 4,9% in apertura, quindi performance che si registrava già la scorsa notte in after hours dopo i risultati, 4 miliardi e mezzo di fatturato per Facebook, quindi un progresso notevole per questa società che pare sia ben posizionata per un allungo in apertura a guidare anche il Nasdaq. Il listino tecnologico comunque è fermo sul filo della parità dopo i primi scambi, più 0,08 il Nasdaq, più 0,05 l'S&P, più 0,05 l'indice Dow Jones. La capitalizzazione di Facebook, lo ricordiamo, è adesso di 300 miliardi di dollari, cioè è un gruppo che in borsa capitalizza 300 miliardi di dollari, è tanto o poco? Lo chiediamo ai nostri ospiti, con noi Gian Erga e Peter Cardillo da New York. Di nuovo ben trovati. Allora Gian Erga, cosa pensa di questi numeri, soprattutto una capitalizzazione di 300 miliardi per una società che è legata decisamente al web? Ma io direi certamente che non possiamo più fare paragoni, mi sembra veramente tanto, devo dire, perché mi sembra veramente tanto anche a questo fenomeno legato anche a delle mode, che può essere contatto quello del social media, che può avere i suoi alti e bassi. Mi sembra veramente tanto, però bisogna anche ricordarsi che non possiamo più fare in senso lato paragoni tra quella che è la tecnologia e la sua valutazione e quello che sono le società industriali, perché l'economia in sé è cambiata moltissimo. Se io quando stavo crescendo io, le grosse imprese erano quelle con 300.000 dipendenti che facevano, non so, macchine, acciaio, quel che si voglia. Oggi il mondo è molto cambiato e non credo che tutti i paragoni siano più utili, francamente. Però mi sembra tanto, mi sembra anche soggetto, diciamo, a forte correzioni. L'abbiamo visto anche in passato su questi tipi di titoli. Non so, cambia l'umore del consumatore, per esempio targeted, meno traffico. Dunque esiste, è un fenomeno, va guardato. Certamente è un fenomeno che rappresenta comunque l'interesse verso uno dei, dei gruppi di punta del settore dei social media. In evidenza in apertura anche il titolo Ralph Lauren, più 14%, quindi settore dell'lusso, della cosmetica, Ralph Lauren in particolare, settore del lusso, più 14% dopo i risultati, quindi altro titolo che parte molto bene in avvio dopo i conti. E allora ci spiegava il dottor Erga qual è il suo punto di vista su Facebook, ma sentiamo anche Peter Cardillo rispetto alle ultime trimestrali, ecco che idee operative si aprono oggi a Wall Street. Peter? Effettivamente non sono così negativi, infatti ci sono stati più sorprese che annunci positivi che sorprese negative, quindi questo in effetti vuol dire che diciamo è un positivo per il mercato azionario, però certamente in alcune situazioni possiamo dire l'inverso, e quindi questo maggiormente ha toccato il settore multinazionali, dove certamente ci sono state delle mancanze, però in generale direi che questa stagione degli utili si sta concludendo un po' meglio di quello che pensavamo. Certo, quindi utili che mostrano lo stato di salute della corporate America, secondo lei? Senz'altro, ma soprattutto il fatto che appunto anche questo controvento, diciamo, del forte dollaro, vediamo in un certo qual senso che molte delle nazionali sono riusciti magari ad adattarsi a un livello più alto del biglietto verde, e quindi questo vuol dire che vediamo un approccio un po' diverso che abbiamo visto negli anni passati. Il problema è certamente la debolezza dell'economia globale più che altro, però se guardiamo alle compagnie domestiche possiamo concludere che in effetti sono andati molto molto positive, e quindi questo è evidente nel settore tecnologico. Certo, intanto rivediamo Facebook, perché anche CNBC sta enfatizzando questo aspetto legato alla capitalizzazione di alcune società come Facebook, quindi un gruppo che capitalizza 300 miliardi. Prego Peter. Io risponderei che quel livello mi spaventa un po'. Può spiegarsi meglio? Beh, è alto, ecco.
E quindi se cioè, guardiamo... secondo lei si è creata una bolla intorno a Facebook? Non vorrei dire quello, però certamente se guardiamo il PI, certamente che è quasi 90, mi pare che è un po' fuori, è un po' fuori del normale. Certo, ricordiamo che Facebook ha annunciato profitti per 896 milioni, più 11%, ricavi più 41% a 4 miliardi e mezzo, quindi lei mette in evidenza il fatto che l'utile per azione rispetto alla capitalizzazione porta a un parametro price earning a 90, ho capito bene Peter? Sì, certo. E quindi che cosa dobbiamo pensare rispetto a un titolo che comunque è sui massimi di periodo? Beh, finché la barca va, lasciala andare. Va bene, allora ci fermiamo su queste riflessioni. Grazie a Peter Cardillo, Rockwell Global Capital, grazie a Jean Erga, Strategic Advisor GC Group Capital. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Grazie a voi e noi ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco.